Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, guerrieri, partner di Rostex Global. Ho deciso di fare questa mia riflessione, questo video, per dirvi la mia riflessione su quello che Raffaella alla riunione guide ci ha invitato a essere una squadra, ad avere dei obiettivi, a non essere invidiosi, a non essere egoisti, a dare per avere. Perché l'universo, sia l'universo sia il Dio, lo dice: se tu dai, ti si ritorna molto di più. Siete d'accordo con me su questo detto? Lo si dice anche in Moldavia, in Russia e di sicuro anche in Italia l'ho sentito. E di sicuro io sono al 100% d'accordo con questo, a non essere egoisti, a volere il bene degli altri, a volere la felicità degli altri, a volere la ricchezza degli altri. Perché se noi lo vogliamo per gli altri, l'universo, Dio, ce lo ritorna, ma molto di più lo ritorna, ma lo dobbiamo volere veramente dal cuore. Un lavoratorio medio passa gran parte della sua giornata in riunioni, incontri, in team. Il lavoro in una squadra è, insomma, una delle funzioni più strategiche per un'azienda. Ma non solo. Fin da piccoli a scuola, durante le attività ricreative, ci insegnano che quello che facciamo da soli, non ha mai lo stesso valore di quello che potremmo fare in un gruppo. Siete d'accordo con questo? Lasciatemi commenti sotto video. Scrivetemi, ditemi la vostra opinione, il vostro punto di vista. La nostra mente può fare miracoli. È un po' come accendere la potenza dei 6.000 centrali nucleari, ma nella nostra testa, la tua testa. La mente davvero può fare miracoli se noi veramente crediamo e veramente siamo su quella frequenza e cerchiamo di non solo credere e aspettare, ma anche agire, andare avanti. Allora, l'universo ci manda, ci attira, noi diventiamo un magnete e attiriamo le nostre occasioni. Il lavoro in squadra, del resto, ha un suo vantaggio, il poter approfittare di conoscenze, abilità, predisposizioni diverse. In un gruppo, in altre parole, ognuno mette in gioco le sue capacità e le sue risorse migliori. E c'è da starne certi, il risultato finale sarà sempre migliore della somma dei singoli. Cosa si può fare allora per migliorare lo spirito di squadra? La materia è tosta e fa discutere gli esperti. Di certo c'è che non esistono regole d'oro. Ogni gruppo dovrebbe essere messo nella condizione di trovare spontaneamente il suo equilibrio naturale. A volte può voler dire eleggere un leader e assicurargli il controllo. Altre volte
lasciare libero ogni membro di essere leader di se stesso. Sempre invece serve fare in modo che ognuno possa esprimersi al meglio. Una singola freccia si rompe facilmente, ma non 10 frecce tenute assieme. Una sì, ma 10 non si rompono facilmente. In questa squadra si combatte, di Rostex Global, combattiamo per un centimetro. In questa squadra di Rostex massacriamo di fatica noi stessi. Ma io non direi tanta, ma diciamo, dai, facciamo fatica per apprendere, per imparare, per trasmettere. Facciamo fatica di noi stessi. E tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie da quei che non credono, dagli scettici, è giusto così che ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere meglio o restare sempre nella rotta dell'occhiceto o anche peggiorare. Perché con questo periodo, con questa pandemia, con questa dittatura, con tutte queste cose che ci succedono, dobbiamo diventare dei guerrieri e guardare la luce. E tutti gli ostacoli bisogna sconfiggerli, trovare la soluzione. E voglio dirvi una cosa, in ogni scontro è colui il quale è disposto a non mollare per un centimetro. E io so che se potrò avere una esigenza, appagante sarà perché sono disposta ancora a battermi e a combattere per quel centimetro. Riflettete bene su quello che vi ho detto e cercate di capire se anche voi, dentro di voi, sentite queste cose. Se non le sentite, cercate di lavorare su voi stessi. Perché magari non è facile. Noi incontriamo a parlare con delle persone che sono scettici, ma noi dobbiamo essere sereni, calmi, con una luce, con una gioia, con una vibrazione di tutto ciò che sentiamo. Se noi ancora non abbiamo avuto dei risultati che ci fanno cambiare a stare meglio, dobbiamo chiedercelo perché. Come mai Raffaella le brilla gli occhi per questa azienda? A me lo stesso, a Gianni anche, a tante altre persone anche, e dobbiamo non avere paura di esprimere, di dimostrare questa luce, perché se lo mostriamo a tante altre persone, dovete pensare che le aiutiamo a migliorare, ma bisogna solo avere pazienza di fare capire a loro quello che noi proviamo. È quello che possono provare anche loro, perché la gente non è abituata che i loro soldi li portano dei soldi. La gente è abituata a uno schema mentale che ce l'hanno inculcata da anni, che noi dobbiamo nascere, crescere, andare a scuola,
poi per forza andare a lavorare, sposarsi e non vivere, gioire. Noi questo, e questa è l'azienda che noi facciamo un lavoro che possiamo gioire quando usciamo da quella zona di scetticismo. Allora veramente si gioisce. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme con gioia, con la stessa vibrazione positiva, è un successo per tutti, perché più poi vibriamo energia positiva, più siamo forti, più ci sentiranno tutti gli altri e lo sentiranno questa vibrazione. L'effetto di trovarsi alla presenza di persone che riescono a trasmettere elevate frequenze di energia e di sentirsi uniti e partecipi dalla natura circostante, delle persone che ci sono vicini e del potere dell'intenzione. Questo effetto diventa dopo un effetto per forza, vibra e va verso, vibra verso le persone e le persone iniziano a sentirlo. Se riusciamo a incrementare il nostro livello di energia, l'influenza che esercitiamo sugli altri li porta a sentirsi parte di una stessa squadra, di una, la stessa vibrazione. Ci sentiamo tutti più uniti, che desideriamo aiutarci gli uni con gli altri per realizzare un obiettivo comune. Allora, vi dico, nessun uomo è una isola completa in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. E noi siamo ognuno un pezzo e creiamo un continente, continente di Rostex Global. Vi invito a riflettere su questo e vi auguro a tutti l'abbondanza, vi auguro a tutti la felicità, e felicità per i vostri cari, che i vostri sogni si realizzano, che la vostra vita sentimentale migliora, che la vostra salute migliora, che siate sani. Quando abbiamo soldi diventiamo, vogliamo o non vogliamo, diventiamo tutti più felici, perché riusciamo a affrontare tanti ostacoli, perché la vita è fatta, che è basata sui soldi. I soldi porta la tristezza, la malattia, a non andare d'accordo, la fame, la depressione. E allora cosa scegliamo? Scegliamo il tunnel nero o il tunnel con la luce che ci porta là? Rostex Global è una luce e cerchiamo di imparare a lavorare con questa azienda. Logico, non importa, non si sa quanto, come, ma dipende anche da noi quanto durerà Rostex Global, perché se noi saremo che porteremo fatturato, porteremo energia positiva, i trader riusciranno a, anche a loro manderemo queste vibrazioni e anche loro riusciranno a concludere degli arbitraggi positivi. Tutto si attira come un magnete, tutti saremo tutti più positivi, più sinceri, più uniti e l'abbondanza arriverà. Vi abbraccio, vi saluto, vi ho fatto questo discorso per farvi un po' riflettere, incoraggiarvi
andare avanti, di imparare, di non mollare, di credere in voi stessi e nella squadra. Buon Rostex Global. Un abbraccio, vi voglio bene a tutti. Ciao e vi auguro il meglio.